Finisce 7-0 per il Manfredonia la 16ª giornata di campionato d'eccellenza contro l'Ortanova San Ferdinando di Puglia. Prestazione sublime per gli uomini di Decandia che portano a casa i 3 punti. Al secondo minuto la prima vera occasione per Ashik che sfrutta l'indecisione della difesa avversaria, ma ottima la risposta di De Troia che manda il pallone in calcio d'angolo. Al decimo Lopez ci prova ma la palla termina a lato. Dopo una lunga pressione da parte dei Sipontini arriva la rete del vantaggio al 29esimo su una grande conclusione di Fornaro. Trova una deviazione vincente dell'avversario che fa il gol dell'1-0. Al 45esimo conclusione di Zaldua che incrocia la sua conclusione ma trova una grande risposta di De Troia. Primo tempo termina 1-0 per il Manfredonia che tiene molto bene il campo, meno invece l'Ortanova che non riesce ad esprimere il proprio gioco. Manfredonia che rientra nel secondo tempo trovando immediatamente il gol del raddoppio con Ashik servito in aria, con il destro la mette dentro. Al nono però altra palla inattiva sfruttata al meglio dagli uomini di Decandia che trovano la rete del 3-0 con Lopez. La prima e unica vera opportunità per l'Ortanova avviene al 25esimo con una splendida punizione da parte di Lanzone, altrettanto splendida però la risposta di Chironi. E al 30esimo arriva il gol del 4-0, ancora a Schick, servito da Zaldua che trova il tap-in vincente e la doppietta personale. E passano solo 2 minuti e c'è gloria anche per Lo Bosco che fa 5-0. Al 38esimo è sempre Zaldua che si procura il calcio di rigore che lui stesso poi trasforma per il Manfredonia e qualche minuto più tardi trova la doppietta personale pescato in aria di rigore da parte di D'Angelo che riesce a servirlo e fare tap in per il 7-0. Finisce in goleada questo match, troppo Manfredonia per l'Ortanova, dunque i Sipontini continuano la loro striscia di risultati utili consecutivi consolidando il primato in classifica.